100 milioni di euro per la mobilità delle costiere Sorrentina e Amalfitana. Siglato in regione il protocollo che prevede una serie di interventi per decongestionare le due capitali del turismo campano, specialmente durante il periodo estivo. A dettagliare gli interventi è stato il governatore Vincenzo De Luca. Abbiamo interventi già finanziati e importanti da Gerola, Amalfi, collegamenti con le spiagge, piano di Sorrento, Sorrento. Abbiamo interventi da fare in galleria con l'ANAS. Interventi da fare per ascensori mobili, funicolari. Ovviamente noi puntiamo ad avere un trasporto sostenibile, ecocompatibile nelle due costiere. Acquistiamo 7 piccoli pullman ecologici che metteremo a disposizione soprattutto dei comuni di Sorrento e di Positano. Potenziamo la linea EAV Napoli-Sorrento per portare turisti dalle costiere verso i siti archeologici di Ercolano e di Pompei e mettiamo a disposizione fino ad ottobre 50 ausiliari del traffico. A margine della presentazione, De Luca ha poi rivendicato anche la crescita del PIL registrata dalla Campania nel 2016, prima regione d'Italia, auspicando al contempo, dopo aver incassato il via libera alle zone economiche speciali per i porti, di poter estendere la fiscalità di vantaggio anche alle aree interne della regione. Cercheremo di allargare le zone economiche speciali anche verso le aree interne. Intanto partiamo con quelle che abbiamo individuato. 2016, prodotto interno lordo campano, più 2,4%. L'incremento più elevato d'Italia. Ovviamente sarà difficile mantenere questa linea di tendenza.